Signore e signori, buonasera e benvenuti al Palatagliate di Lucca per assistere alla partita tra Geonova Basketball Club Lucca e Irritec Capodorlando, valida per il campionato di Serie B nazionale di basket. Un saluto da Lorenzo Guerrieri e da Paolo Scuttari in cabina di regia. Due squadre che stanno vivendo un campionato speculare, entrambe appaiate a quota 12. Nella zona, diciamo così, di purgatorio tra playoff e playout, oppure zona tranquillità in cui, diciamo, non si accede né agli spareggi promozione né a quelli retrocessione. Quindi i due punti di oggi hanno particolare valore per dare un senso magari diverso a questo campionato, che ha visto le due squadre attraversare anche momenti di difficoltà. Entrambe onestamente non stanno vivendo un periodo particolarmente brillante. Può essere l'occasione per un riscatto da parte di entrambe. Lucca, che sta vivendo anche qualche traversia a livello di roster, con il fresco addio ai due giocatori più esperti, Seba Vico e Salvatore Genovese, che hanno scelto altre destinazioni, lasciando quindi un roster assolutamente verde per Lucca. Andiamo a vedere intanto i quintetti in campo per le due squadre. Per gli ospiti, Avanzini col numero 34, col numero 20 Riccio, numero 12 Bolletta, numero 8 il nuovo arrivato Tessitore, col numero 5 Teghini, mentre per padroni di casa numero 33 Okiljevic, numero 8 Kushev, 9 Bartoli, 10 Banchi e 12 Del Debbio. Come detto, una line up veramente molto molto giovane. Il resto, coach Catalani ha questi effettivi a sua disposizione, proverà sicuramente a tirar fuori tutto il carattere, tutto l'orgoglio, tutta la voglia che hanno i suoi giocatori. Già Del Debbio, grande difesa qui in anticipo su Teghini, prima palla persa per gli ospiti in maglia rossa, prima azione offensiva quindi per Lucca. Bartoli, ribalta per Del Debbio, che vuole attaccare in pick and roll con Kushev, si accontenta di un ottimo palleggio al resto tiro per andare a segnare i primi due punti dell'incontro. Teghini porta avanti palla, appoggia Bolletta, ecco proprio Tessitore che ribalta nuovamente per Teghini. Bolletta vuole battere Okiljevic, trova sotto canestro, non sa bene cosa fare, riapre per Tessitori che ha una corsia verso canestro, bella chiusura di Del Debbio, vivo, tiene viva la palla Okiljevic ma non riesce a controllare. Ancora Tessitori molto attivo nella sua metà campo offensiva, e mano sinistra, semigancio, va a realizzare in avvicinamento, ma Banchi subito dalla parte opposta cerca Okiljevic per girare il lato. Del Debbio ancora pick and roll con Okiljevic, prova a servire il suo lungo, invece si accontenta del tiro. Bravo, bravo Kushev a andare a rimbalzo offensivo con grande veemenza, portare su la palla, andare a realizzare e subire anche fallo della difesa, e ad avere quindi un tiro libero aggiuntivo. Vediamo panchina di Lucca veramente molto molto risicata. Sicuramente coach Catalani non vuole che questo sia un alibi, anzi un motivo di voglia in più per i suoi. Tessitore, scarico per Bolletta che batte Okiljevic e va in avvicinamento a realizzare, ma Bartoli decide comunque di tenere alti i ritmi. Scarica per Okiljevic, si riparte quindi per Lucca. Ancora circolazione perimetrale, bravo Banchi in step back laterale ad andare a realizzare, ritmi abbastanza alti. Lucca con buona precisione in attacco fino a questo momento. Tessitore spara una tripla, non va. Del Debbio subito trasforma l'azione in offensiva, transizione molto rapida per Lucca. Banchi vuole battere Teghini in uno contro uno, cerca di forzare il cambio. Del Debbio si trova poi in lunetta in un vicolo cieco, 7 secondi per andare a tirare, bravo Banchi ancora a tirarsi dentro in acrobazia, sbaglia. Poi Teghini che riporta palla di là, chiama lo schema per i suoi, sale Avanzini per bloccare, però sale poi Tessitori. Tessitore che ancora da 3 non prende neanche il ferro, si lamenta per un presunto fallo con l'arbitro.
Catalani chiede ai suoi di spingere al massimo della velocità. Bravo Bartoli in penetrazione a battere Riccio, non guardarsi indietro e andare ad appoggiare altri due punti. 8-4 per Luca, che è partita veramente con un'intensità che in altre occasioni non abbiamo visto. Sicuramente i ragazzi vogliono dimostrare qualcosa e sono veramente partiti col piede giusto. È che in difesa bisognerà fare davvero gli straordinari. Bravissimo ancora Okilevic a tenere Bolletta, poi Kuscher controlla rimbalzo, ancora Del Debbio fino in fondo, chiama time out e non ha alternative coach Condello, vuol parlarci su. Partenza 10-4 per Luca, 6 minuti e 40 tra gli applausi del pubblico. Abbiamo sentito fin qua un Catalani veramente motivatissimo, del resto con una squadra così giovane, lui diciamo la prima esperienza tra i senior dopo tanti tanti successi a livello giovanile. Scommettiamo che al di là di alcuni pensieri a livello societario si stia divertendo, si stia trovando sicuramente in un ambiente congeniale, allenare i giovani che lo seguono ciecamente. Questa partenza con già dopo 3 minuti e mezzo, 4 quinti del quintetto a referto, con il solo Kilevic a 0, ma che ha veramente le mani piene in difesa contro Bolletta, che sta limitando in maniera eccellente. Fallo di Avanzini per un blocco aggiustato all'ultimo. Vediamo Condello che ha chiamato una difesa un pochino più allungata, poi Teghini ci ripensa, decide di dare qualche metro a Banchi, che lascia compiti di playmaking a Del Debbio, ma si tratta veramente solo di avanzare metà campo, perché l'azione di Luca inizia molto molto presto. Scarico, passaggio skip per Del Debbio, che da tre realizza e dedica la tripla ai suoi supporters. Più 9 per Luca, partenza veramente molto incoraggiante. Bartoli per un attimo soffia palla a Teghini, Riccio si butta dentro, si trova davanti Okilevic, è bravo a galleggiare in area, appoggiare due al vetro, ma Capodorlando sembra soffrire la partenza sprint della Genova. Si muovono in 5 sul campo, bella palla dentro per Bartoli che riapre intelligentemente, altra tripla per Del Debbio che sfortunato non va, prova a tener vivo stavolta sì Okilevic, a rimbalzo controlla Bolletta, Teghini, tessitore, Bartoli non lo lascia veramente un secondo, prova a non dargli fasce linea di penetrazione, arretra tessitore che poi prova il pick and roll, tiro non facile in mezzo all'area per Avanzini che sbaglia, Banchi si scatena in contropiede, rischia il fallo di sfondamento ma si ferma appena in tempo. Bartoli da tre non va, prova a alzare i ritmi anche Capodorlando, bravo Del Debbio a contenere l'avanzata di Riccio, poi Bartoli, difficile contenere Avanzini un po' sbasso, ma Bartoli mette il corpo, si sacrifica e poi fallo in transizione evidente di Teghini. 13-6 per Luca, girata la boa del primo quarto, terzo fallo per i padroni di casa, ancora a zero la casellina delle penalità per Luca che sta difendendo molto molto forte ma in maniera assolutamente corretta. Zona per Capodorlando, Banchi prova a punirla subito con una tripla e più 10, massimo vantaggio. Luca che sta giocando veramente con la serenità dei nervi distesi, senza niente da perdere. Blocco di Bolletta veramente al limite per Banchi che poi si trova contro tessitore in post basso, chiama il cambio per Okilevic, Avanzini dalla media non va, Bartoli prende rimbalzo e subito si scatena in avanti,
Eurostep e appoggio al vetro, altri due. Luca Colla, non esitiamo a dirlo, la miglior partenza in stagione. Teghini contro Bartoli. Tessitore prova a battere Banchi, Riccio, bella finta, sputta dentro, ma i tentacoli della difesa lucchese strappano ancora la palla. Palla di Banchi, questa un pochino troppo immaginifica. Catalani si dispera qui, veramente sulle ali dell'entusiasmo. Luca sta provando anche cose non semplici. Primo cambio per Luca, entra Pierini, esce Kuscev. Questi ritmi effettivamente un po' per i lunghi possono essere difficili da sostenere. Cambi anche per Capodorlando, è entrato Kruska con il numero 17 e c'è un altro ingresso sul terreno, il numero 7 di Coste. Fallo lontano dalla palla stavolta della difesa. Sono Kilevic che per inseguire Bolletta sui blocchi si è fatto largo in maniera irregolare. La rimessa quindi da fondo con 14 secondi da giocare per Capodorlando. Blocchi non portano a molto, 5 secondi, dialoga, comunica molto bene la difesa e riesce a strappare un altro possesso. 3 minuti e 38 nel primo quarto, 18-6 per Luca. Esce anche Okilevic al posto di Drocker. È uscito Bartoli, scusate, Kilevic col suo 33 ancora regolarmente in campo. Del Debbio fronteggia Tessitore, si appoggia a Banchi. Durata poco l'esperimento della zona per Capodorlando. Pierini subito entra e prova a dare il suo contributo, giusto mettere forte pressione comunque sulla difesa in ogni situazione. Lungo però il suo tentativo, spalleggia poi sul piede Teghini, recupera Kilevic. Drocker ha una mezza idea, poi si contiene, la palla non si ferma un attimo per Luca. Banchi stavolta forzato, corto, fa buona guardia di Coste a rimbalzo. Esce Teghini, entra Ferrarotto, playmaker di riserva per Capodorlando. Allenatori che dati gli alti ritmi hanno dato spazio alle panchine. Esce e prende, tira senza esitare Tessitore, da tre non va. Okilevic si appoggia poi ancora a Del Debbio che si butta dentro, si ferma e con un giro e tiro di grande sapienza va a realizzarne anche due, più 14 Luca, ancora massimo vantaggio che aumenta. Tessitore cerca di Coste, uno contro uno, bel passaggio a tagliare il campo per Ferrarotto che sbaglia poi in appoggio il layup. Drocker ancora, ritmi indiavolati per Luca. Drocker da 8 metri ci pensa ma non materializza. Okilevic è solo, partenza un po' sospetta però regolare. Il fallo è di Kruska che per arginare la penetrazione mancina del numero 33 è costretto a spendere fallo. Pronto a rientrare Bartoli, esce Banchi, rotazioni vorticose anche per Luca. Torna intanto Riccio a dare un po' di fiato a Tessitore, anche per Capodorlando. Rimessa per Drocker, 14 secondi per concludere l'azione, si appoggia a Pierini ed esce poi lo stesso Drocker che vuole liberarsi per un tiro marcato da Di Coste, probabilmente deve allontanarsi e tirare da tre. È lungo Pierini, bravo a rimbalzo ma si appoggia su Bolletta e spende un fallo. Quindi rimessa per Capodorlando, solo due falli per Luca mentre è già stato speso il bonus per gli ospiti. Ferrarotto contro Drocker, prova a liberare Kruska, infatti si allarga in angolo e tira da tre, sblocca il punteggio per Capodorlando. Luca che però è subito di là,
Bartoli batte di coste, scarica per Pierini che però non ha mani pronte per ricevere in questa situazione. Era stata intelligente l'iniziativa di Bartoli. Bolletta vuole ragionarci su. Attacco importante questo per Campotorlando, tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Ancora Riccio batte Pierini che va a spendere il suo secondo fallo. Generoso il tentativo del numero 20 di provare a contenere la penetrazione di un esterno sulla linea di tre punti, non coronato da successo, e Catalani preferisce dare un minuto ai suoi anche per riprendere un po' di fiato. Punteggio di 20 per Lucca, 9 Campotorlando. Un minuto e 14 da giocare nel primo quarto, si prende tutto il tempo a sua disposizione coach Condello. Giustamente abbiamo anche gli arbitri che sono Ugolini e Zaniboni per questa partita. Rimessa per Campotorlando, Ferrarotto si appoggia a Riccio. 7 secondi da giocare, non è successo ancora molto. Bolletta contro Bartoli e l'aiuto di Okiljevic è falloso. 1 minuto e 3 sul cronometro, dicevamo, entrambe le squadre a quota 12 insieme a Cecina. Ancora Ferrarotto, si ripete la rimessa, ancora Bolletta, stessa identica rimessa di prima, stavolta Bolletta contro Drocker, prova a giocare uno contro uno, Ferrarotto batte il suo uomo, bel aiuto di Bartoli ma un po' tardivo, è stato anche Pagni intanto sul terreno di gioco e Campotorlando che torna in singola cifra di svantaggio. Bartoli prova a attaccare Bolletta, si riapre per Pagni, Drocker si butta dentro, di coste con una difesa perlomeno sospetta, gli arbitri però non ravvisano penalità. È già di là Ferrarotto che poi scarica per Krusca che stava tagliando uscendo in angolo, palla persa banale cui si accusa subito il numero 0, viene redarguito dal suo coach perché si poteva giocare forse in maniera un pochino più sensata con il cronometro. Errore di generosità per Ferrarotto. Lucca torna avanti con Bartoli, Drocker spara da tre senza pensarci, scelta che trova pochi sostenitori in questo momento, forse anche qui il cronometro poteva essere usato differentemente. L'ultimo tiro quindi sarà comodamente nelle mani di Campotorlando con Riccio che si butta dentro, tira in allontanamento, non va, bravo Del Debbio contro di coste, poi Drocker con la preghiera da metà campo che non va neanche lontanissima dal bersaglio grosso. Finisce il primo quarto, 20 per Genova Lucca, 11 per Iritec Campotorlando. Pronte le squadre per tornare sul campo per il secondo quarto, diciamo 20 per Lucca, 9 11 Campotorlando. Partenza veramente sprint dei biancorossi lucchesi che hanno impresso un ritmo subito forsennato all'incontro. Quello che veramente ha colpito è stata la velocità con cui i ragazzi di Catalani sono passati ogni volta da azione difensiva in offensiva, anche da canestro subito, andando a passare la metà campo in tempi veramente molto molto rapidi. Tutto pronto per i secondi 10 minuti, Gianmarco Drocker a cavallo della linea di metà campo,
L'arbitro consegna, gli consegna la palla e va da banchi. Sempre difesa individuale per Capodorlando, che ha provato un solo tentativo di zona, bucata subito da una tripla di Banchi, che ha fatto desistere Condello dal continuare con l'esperimento. Okilevic attacca Krusca, poi riapre per Bartoli, un po' avventato, difficoltoso questo tentativo. Ferrarotto velocissimo si butta in avanti e va a trovare il fallo di Banchi, che non è per nulla convinto. Rimessa quindi per Riccio. Ferrarotto sfrutta il blocco di Coste, blocco sicuramente da grande spazio. Krusca da tre, Ferrarotto generosamente a rimbalzo ma non controlla. Banchi ancora molto veloce ad andare di là, marcato da Coste, lo vuole battere e lo batte, va fino in fondo. Si sente anche un po' in credito con l'arbitro per il fallo di prima. Giustamente attacca e va a subire il fallo che lo porterà in lunetta. Per ora è il secondo tentativo in assoluto della partita. Il primo era stato tentato da Kushev, purtroppo senza successo. Banchi invece converte il primo tentativo, ancora in tonza invece la casella dei liberi per Capodorlando. Banchi fa 2 su 2 e ridà 11 lunghezze di vantaggio per Lucca. Ferrarotto vuole giocare con Krusca, che però è ben marcato da Drocker. Bolletta pasticcia con la palla, non riesce a battere Okilevic. 8 secondi per andare a tirare, non è successo granché. Ferrarotto prova ad attaccare Bartoli, si accontenta di un tiro da 3. Bella lotta a rimbalzo, ma Pagni si arrangia come può contro Di Coste, a cui rende almeno 15-20 centimetri. Esce Okilevic, rientra Del Debbio, autore di 9 punti finora, top scorer dell'incontro. Un impatto offensivo in dubbio, ma secondo me la partita più importante per Lucca si gioca a livello difensivo, cui bisognerà contenere il presumibile rientro di Capodorlando. Con coraggio Ferrarotto prende il centro dell'area e ne appoggia 2. Banchi si libera, Drocker che sale per ricevere, fronteggia subito canestro, sfrutta il blocco di Pagni, si muove velocemente la palla. Pagni vorrebbe disperatamente ricevere dai 3 punti, ma non viene servito. Drocker contro Di Coste, si butta dentro, chiede sostegno agli arbitri, che però non ravvisano alcun fallo. Ferrarotto, bravo Pagni a contenerlo nonostante il cambio di velocità. Riccio, Drocker si trova contro Bolletta, la difesa di Lucca si muove come un flipper e poi Krusca trova lo spiraglio giusto. Inevitabilmente tutta la difesa era stata coinvolta, poi la palla aveva girato lato in maniera molto astuta e Krusca ha trovato il varco che lo porta in lunetta per i primi 2 tiri liberi della partita per Capodorlando. Provare a ricucire un pochino il gap tra le 2 squadre. Buono il primo per il numero 17. È buono anche il secondo e Capodorlando torna a meno 7. Lucca che deve provare a tenere alta la intensità. Certo non è facile, Del Debbio riapre per Bartoli che batte Di Coste, riapre per lo stesso Del Debbio da 3, non va, Ferrarotto a rimbalzo, marcato da Bartoli che prova a oscurargli un po' la visibilità con la maggiore altezza. La Lucca è a zona, 2-3. Drocker in seconda linea in basso contro Bolletta, ha il suo da fare. Bello scarico, tripla Griccio che non va, in basso Del Debbio che palleggia pericolosamente sulla linea di fondo. Drocker deve scaricare, poteva forse scaricare un secondo prima su Banchi, ha scelto invece Bartoli come ricevitore, che però si stava muovendo, il passaggio è stato sporcato. Esce Pagni
che è reduce da un infortunio che lo ha tenuto a un lungo stop, quindi ancora non ha un minutaggio sostanzioso nelle gambe. Banchi contro Di Coste, bel passaggio skip per Del Debbio che va in doppia cifra 4-12, ridà a doppia cifra anche al vantaggio lucchese a 25-15, 7 minuti ancora da giocare nel secondo quarto. Ancora zona, siamo a 3-2 effettivamente, per Banchi che è in basso, effettivamente diciamo le dimensioni dei lucchesi sono quelle che sono. Di Coste tiene vivo il rimbalzo ancora e al terzo tentativo dopo quello di Riccio riesce a segnare. Effettivamente lucchesi che a livello di centimetri rendono più di qualcosa ai loro avversari. Banchi prova a farla pagare di là in attacco. Kuchev, dopo che Di Coste aveva accompagnato la penetrazione del numero 10, trova campo libero a rimbalzo e va a prendersi il fallo di Bolletta, che ancora non è uscito dal campo. Rientra anche Patrick Avanzini, dare il cambio proprio a Di Coste che si attarda un po' a protestare con gli arbitri. Due liberi per Kuchev. Che però continua a litigare col canestro dalla lunetta. Vediamo se il terzo è il tentativo buono. Sì, lo è. 26-17. Ferrarotto va di là. Bella marcatura di Drocker che però non deve ingolosirsi. L'ultimo tocco di Banchi. Rientra anche il Tessitore. Esce Riccio. 13 secondi ancora sul cronometro per gli ospiti. Ferrarotto sfrutta il blocco di Avanzini. Si butta dentro Mariape per Crusca. Bartoli sulla linea di passaggio come un falco. Sporca il passaggio e lascia 5 secondi dopo rimessa per andare a tirare agli ospiti. Crusca proverà a liberare Ferrarotto. Ecco il blocco di Avanzini. Non è successo granché. 2 secondi per andare a tirare. Tessitori sulla sirena. Cortissimo. E 24 secondi. Bella difesa dei lucchesi, che costringono a un'infrazione di 24 gli ospiti. Ancora un cambio per Capodorlando. Cambio tra i due playmaker. Rientra Teghini ed esce Ferrarotto. Doppio playmaker anche per Luca con Drocker, doppia guardia diciamo, con Drocker e Banchi sul campo. Bartoli si butta subito dentro, non facile il passaggio per Kuchev. Drocker graziato in questa occasione dagli arbitri. Ancora zona per Luca, fatica un po' a sistemarsi, lascia un corridoio per Bolletta che fa dentro. Bravissimo Bartoli a tenere viva la palla, mette le mani del Debbio. Banchi, mano sinistra, si butta dentro. Bartoli da tre, non se la sente. 14 secondi per andare a tirare, blocco di Kuchev, non succede granché. Prova Bartoli a liberarsi da Bolletta, tiro difficilissimo, non va. Pubblico chiede il fallo, ma non è sembrato esserci in questa situazione. Passaggio avventuroso per Avanzini che non può controllare. Luca poi si scatena dalla parte opposta, costringendo dopo il canestro di Kuchev in contropiede a chiamare time out per gli ospiti sul punteggio di 28-17, 5-12 nel secondo quarto da giocare.
non è piaciuta la conduzione offensiva e conseguente palla persa con poi canestro di Kuchev che era rimasto attardato e poi si è ritrovato invece nella posizione giusta per ricevere un passaggio baseball da Drocker e andare a appoggiare mano mancina due punti. Non è piaciuta, dicevamo, a coach Condello che ha chiamato un minuto di sospensione. Si torna a giocare giro di boa del secondo quarto, bel passaggio schiacciato di Tessitore per Avanzini che poi gli rimette palla in mano, va a bloccare contro Banchi, palleggia il resto tiro di Tessitore che non va, è bravo Kuchev a controllare il rimbalzo, momento forse di ragionare un po' per Lucca. Infatti Drocker ha un ritmo diverso all'azione, gioca quindi con i 24 Lucca, non è successo granché. Del Debbio si allarga per ricevere da tre, spara e non va, rimbalzo Lucca che Trusca non controlla, Del Debbio come un falco si avventa ma non riesce a controllare. Tessitore, Avanzini apre per Spasojevic appena entrato, Trusca sfruttando ancora il blocco di Avanzini si accontenta di un tiro, non va. Lucca che per ora sta arrivando prima sulle palle vaganti, questi sono sempre bei segnali. Drocker batte Avanzini, è sfortunatissimo con la palla che esce 2 contro 1 dalla parte opposta, arriva in ritardo Banchi, inutile spendere un fallo, infatti non lo spende. Spasojevic però fa un regalo ai lucchesi, Drocker non esita da 3, lunga. Squadre che ora stanno correndo un po' su e giù per il campo senza trovare buone soluzioni. Bella difesa di Del Debbio che contiene Tessitore, poi il taglio di Avanzini è efficace, in avvicinamento va a realizzare il 19° punto dei suoi, quota 28 ancora per Lucca. Kuchev vuole ricevere sotto contro Spasojevic, invece Bartoli attacca Tessitore costringendolo al fallo, per nulla convinto il numero 8 in maglia rossa. Drocker esce, rientra Okilevic, mentre per i siciliani rientra Riccio ed esce Trusca. Rimessa in attacco di cui si incarica Saverio Bartoli, riceve Del Debbio, Bartoli prova a attaccare Spasojevic, non trova però soluzione efficace, si accontenta di un passo laterale, tiro da 3 però non trova il fondo della retina. Teghini si è visto poco finora nel match. Spasojevic vuole giocare uno contro uno contro Bartoli e non si fa battere. Avanzini dalla lunetta non va, bravo Kuchev a arpionare il pallone finché non arriva Del Debbio a prenderlo. Banchi in hesitation si butta dentro, vuole un fallo dall'arbitro, è una conclusione però un po' forzata che lascia poi la transizione ai siciliani, non sfruttata però con Tessitore che sbaglia da 3. Banchi è veramente indemoniato, corre su e giù per il campo, scarica dalla penetrazione per Del Debbio, ancora da 3 punti, massimo vantaggio per Lucca a quota 12, 31-19, 15° punto per Del Debbio, che è andati via i veteranissimi Vico e Genovese, vuole raccoglierne l'eredità come primo terminale offensivo. Avanzini, duello di tonnellaggio pesante contro Kuchev, si addormenta un po' a rimbalzo Okilevic che però contiene Avanzini, che però è bravo a riaprire con grande sapienza per Riccio, appostato sui 3 punti. Catalani ha visto qualcosa che non gli è piaciuto nella difesa e decide di chiamare time out.
gli arbitri sollecitano il rientro in campo delle due squadre. Lucca si attarda un po', ulteriore sollecito da parte dell'arbitro, rischia qualcosa a livello di ritardo del gioco Catalani. L'arbitro dice occhio che alla prossima sarà un fallo tecnico. Rimessa per Lucca, 31-22 dopo la tripla di Riccio. 1 minuto e 45 per arrivare all'intervallo lungo. Banchi vuole liberare Drocker che è rientrato sul terreno. Preferisce girare per Okilevic che non trova soluzione. Prende un palleggio e adesso tiro con pochissima convinzione. Viene stoppato da Spasojevic. Ancora Riccio per Avanzini che però prova a riaprire il tessitore. Che però stava salendo. Errore di comunicazione, di poca familiarità più che di comunicazione tra i due. Effettivamente il tessitore è appena arrivato, deve ancora ambientarsi nella maniera giusta. Questo è stato proprio un classico errore da giocatore non ancora inserito. Avanzini pensava che fosse in un posto, invece non era lì. Del Debbio ancora con grande coraggio prende il tiro da tre. Banchi è bravo sul rimbalzo lungo a tenere viva la palla ed ad impedire il contropiede degli ospiti. Dicevamo, Lucca sta facendo cose egregie in attacco finora, ma ancor più egregie le sta facendo a livello difensivo e sarà lì che si misurerà la partita dei lucchesi. Sicuramente Catalani non vuole che ceda di un millimetro l'intensità difensiva dei suoi. Teghini porta palla in avanti, ben contenuto da Drocker. Difesa individuale scelta da Catalani. Blocco energico di Bolletta che dà molto spazio a Teghini che stavolta non esita e si prende palleggio al resto tiro. 45 secondi da giocare. Capotornando tornata a meno 7. Momento delicato per Lucca. Bravo Kilevic che si butta dentro, è sfortunato. Prova del Debbio a tenere vivo, non va. Contiene poi la transizione. Bolletta finora ancora non si è visto in attacco. Si fa vivo nel momento migliore per i suoi. Meno 4. Capodorlando che proprio in chiusura di secondo quarto si riporta completamente a contatto. Meno 4. Discrepanza di 5 secondi tra cronometro della gara e 24 per Lucca. 6 secondi, 5. Drocker. Arresto e tiro. Importante. Però è importante anche dare meno tempo possibile a Capodornando per la controreplica. 5 secondi e 4 decimi sul cronometro. Lucca ovviamente allunga la difesa in pressione. Palla Spasojevic, Okilevic gli lascia spazio, pasticcia. Del Debbio a un secondo e poi invece di provare un tiro, seppur da lontano, prova a darne uno più comodo, ma ovviamente fuori tempo massimo a Banchi. Si va quindi a riposo sul 31 per Genova Lucca, 27 Capodorlando, ospiti che hanno superato un momento di difficoltà e si sono rifatti a contatto. Tutto o quasi da rifare per la Genova Lucca, che dopo 15 minuti di basket sinceramente di elevatissima qualità ha visto, forse come era anche prevedibile, aspettarsi il rientro di Capodorlando che dopo essere stata sotto anche di 12 lunghezze ha ricompattato i ranghi e si è riavvicinata a meno 4. Infatti il punteggio ora è sul 31-27 per i lucchesi, con un secondo quarto da soli 11 punti, dopo che invece nei primi 10 minuti si era visto veramente gran basket. Anche l'inizio del secondo quarto ha visto grande difesa, grande abnegazione. Ovviamente non è semplice per i ragazzi di Catalani in rotazione abbastanza ridotta tenere questa intensità per tutta la partita. Magari vedremo se l'intervallo lungo sarà stato provvidenziale o meno. Catalani non si è speso molto effettivamente, non ha probabilmente il piano partita è assolutamente delineato, quindi
poco più di 5 minuti negli spogliatoi per i suoi, che poi sono tornati subito in campo a tirare e a riprendere confidenza col parquet. Dicevamo, ovviamente i coach catalani non ha avuto molto da dire, perché le cose che da tutta la settimana chiede ai suoi sono ben chiare. Problemi col cronometro dei 24 secondi. L'arbitro infatti ha interrotto il gioco. Anche Capo d'Orlando, diciamo, non ha usufruito di tutti i 15 minuti a sua disposizione negli spogliatoi. Che i ragazzi di Condello sono tornati per tirare un po'. Tanto Bolletta batte Okilevic in uno contro uno in post basso, sfruttando il suo maggior tonnellaggio, va a prendere il primo fallo della ripresa, un'ulteriore occasione per ricucire il margine di svantaggio e portarlo a un solo possesso di differenza. Buono il primo, è solo il terzo tiro libero totale per Capo d'Orlando dopo i due di Crusca del secondo quarto, però per ora percorso netto che prosegue, 4 su 4, 3 su 5 invece per Lucca. Non si è decisamente andati molto in lunetta finora. Okilevic vuole nuovamente girare il lato ma non trova i ricevitori, ha alzato un po' qualche vite in difesa, forse Coach Condello prova Rocker a battere Bolletta. Manchi 3 secondi per tirare. Okilevic aggira il suo difensore che è Crusca, ma spara poi lungo. Di Coste rilanciato il quintetto dal suo allenatore. Bolletta prova a girare il lato. Di Coste se la sente da 3 e non va. Non di molto, dimostra di avere mano anche da quella distanza. Banchi scatenato in contropiede ma perde palla. Teghini si butta dentro, riapre per Crusca che preferisce giocare col suo lungo che però pasticcia a sua volta. Catani spinge con la voce del debbio ad andare dentro, va a prendere il fallo di Bolletta e andrà con due tiri liberi utilissimi per provare a sbloccare il punteggio dopo un minuto quasi e mezzo di terzo quarto. Del Debbio top scorer dell'incontro e peraltro unico in doppia cifra con 15 punti, incrementa con questo primo personale. Bolletta, il miglior marcatore degli ospiti, si ferma a 7 per ora. Sono ben distribuiti i tabellini per i siciliani. Bravo Del Debbio a fare 2 su 2. Crusca batte Del Debbio, bravo Kuscev a chiudere, poi però non c'è comunicazione, lasciata la tripla a Teghini. Banchi vuole assolutamente spingere, va molto bene a prendere il fallo di Crusca in contropiede. Catalani veramente non vuol vedere i suoi rallentare neanche un secondo. Appena vede nella transizione da difesa a attacco ritmo un po' più basso, si imbizzarrisce in panchina. Del Debbio da 3 prende e va a raggiungere quota 20 punti, più della la metà del fatturato della Genova ad opera di Del Debbio, a ridare 7 punti ai suoi di vantaggio. Bolletta prova a battere Okilevic, fa buona guardia a Kuscev in mezzo all'area per aiutare. Teghini prova a battere lo stesso Del Debbio, però uno sforzo difensivo notevole non consente una penetrazione facile. Okilevic fa buona guardia a rimbalzo, ancora Del Debbio per Okilevic che si sistema, palleggia il tiro, non va. Palla che rimbalza, rimbalzo lungo contratto da Teghini. Desidore batte Del Debbio e va a realizzare, subendo poi il fallo in aiuto di Del Debbio.
quindi potenziale gioco da tre punti per il numero 8 degli ospiti. Finora, come detto, 4 su 4 dalla lunetta per Capo d'Orlando e 5 su 5 visto che nemmeno Tessitore sbaglia. Luca però è già dall'altra parte, sale del debbio, pasticcia un po' con Drocker a livello di spazzatura, si butta dentro Drocker e va a prendere un altro fallo. Prova a riordinare le idee difensive dei suoi coach Condello. Crusca non è del tutto convinto. Entra anche Simonetti in campo per dare un po' di fiato a Okilevic, che ci sembra abbastanza provato. Effettivamente il suo dispendio nelle due metà campo è ingente, ma quello di tutti i compagni, nessuno si è risparmiato finora. Quindi proprio il dispendio di tutti i compagni è stato notevole. Sbaglia Drocker dalla lunetta. È buono invece il secondo, 37 a 32 ancora per Lucca, che mantiene due possessi di vantaggio. Drocker spinge dentro Teghini, bravissimo Kuce, va ad aiutare con stoppata. Banchi dietro schiena per Drocker, riprende Banchi liberissimo da tre, importante, sbaglia, prova a buttarsi a rimbalzo ma Di Coste arpiona la carambola. Teghini, Capodorlando prova ad abbassare un attimo il ritmo in questa azione. Bolletta completa il ribaltamento di lato per Riccio. Bolletta contro Banchi e apre per Di Coste, lasciato libero da Riga da tre punti. Un secondo per andare a tirare proprio sulla sirena. Peccato perché Lucca aveva difeso 24 secondi con ottima intensità. Teghini poi palleggia il resto e tiro trovato al fondo della retina. Drocker da tre! Senza ritmo, prova a caricarsi i suoi sulle spalle. Tessitore, il Ricciolo però decide di riallontanarsi con blocco di Bolletta molto deciso. Kuscev, Bolletta sbaglia non di poco il passaggio per Di Coste che era solo centro area, si scatena la transizione offensiva di Lucca. Drocker prova ad azzannare la partita, non va, ma Simonetti è bravissimo a andare sulla palla vagante. Banchi rischia di addormentarsi, poi recupera ancora dentro, difficilissimo con la mano di Riccio in faccia cadendo per terra e costringe Condello a chiamare time out sul 42 a 34 per Lucca, che prova una mini nuova mini fuga in avanti. Minuti e 40 sul cronometro della partita in questo terzo periodo. Frena, prova a frenare l'emorragia di punteggio Antonio Condello, chiamando un minuto di sospensione con i suoi che erano tornati a meno 2 e poi forse hanno un pochino ceduto a livello di intensità. Lucca ne ha approfittato per riscappare a più 8. Ferrarotto tornato sul parquet per ridare un po' di brio all'attacco degli ospiti. Ricciolo per Riccio, scusate il gioco di parole, però efficacissimo, riceve lunetta
e segna. Bella uscita dal time out per i siciliani. Del Debbio vorrebbe ricevere la Kuscev che ha marcato Bariccio, poi Del Debbio attacca bolletta, non va, Kuscev a rimbalzo, palla, voce veramente grossa, strappa letteralmente la palla di mano a Riccio e va a conquistarsi due tiri liberi, finora 0 su 3 per lui. Buono, 1 su 3 prima invece mi sembra, stavo guardando le statistiche della partita che però riportano ancora vecchia, diciamo, il vecchio tabellino, 2 su 2 per Kuscev intanto. Ferrarotto prova a ribaltare per Tessitore, prova il gioco di prima con Riccio che percorre tutto il campo in orizzontale, poi va a ricevere Tessitore, bravo Banchi ad impedire la passaggio di Avanzini, va in tunnel, scarica per Bartoli e canestro e fallo con Riccio. Luca che quanto può distendersi in contropiede, fa vedere le cose decisamente migliori, tunnel di Banchi a Tessitori e poi palla per Bartoli che con grande verve va a buttarsi addosso a Riccio, mano sinistra appoggiata al vetro e più due, nuova doppia cifra di vantaggio per Luca. Vediamo se Bartoli chiude questo gioco da tre punti, più 11, 47 a 36 per Luca, 4 e 38 da giocare, ancora difesa individuale per Luca, Bartoli insegue Riccio, poi cambia motobolletta Del Debbio, bravissimo a sporcare il passaggio, Bolletta avrebbe avuto un 1 contro 1 in post passo, un indubbio vantaggio contro Bartoli, ma del resto il gap fisico attualmente dei due quintetti è abbastanza evidente, tant'è che torna Okilevic sul cubo del cambio, Bolletta marcato da Banchi ma cambiano vorticosamente gli esterni lucchesi, bella apertura per Riccio da 3, non va, che è bravo a seguire il suo rimbalzo, a non scoraggiarsi e va a sfondare, onestamente da quassù non era sembrato falloso il tentativo in attacco di Riccio. Prende un po' di riposo Del Debbio, dicevamo 20 punti per lui, una presenza a tutto campo notevolissima. Banchi gioca con Okilevic che proprio ha dato sostituzione a Del Debbio, attacca Ferrarotto, scarica per Kuscev, tiro non semplice dalla media distanza, ma il numero 8 a mani pronte per tirare, ridà 13 punti di vantaggio a Lucca che dopo il periodo di appannamento nel finale di secondo quarto è uscita a briglie sciolte veramente dallo spogliatoio. Bolletta batte Bartoli che poi decide di non dargli due punti facili e lo spedisce in lunetta. Finora dicevamo Capodorlando ha un impeccabile 5 su 5, 9 su 12 per Lucca, squadre precise dalla lunetta. Ricordiamo invece l'ultima esibizione casalinga per Lucca, vide contro San Miniato, vide per entrambe le squadre invece grandissime difficoltà dalla cosiddetta linea della carità, malapena al 50% entrambe. Invece oggi sicuramente molta più precisione per le due formazioni, continua il 100% per Capodorlando, visto il 2 su 2 di Bolletta, zona chiamata dal coach, no scusate, la difesa a uomo. Abbiamo visto Bolletta orientare i suoi in quella che sembrava la difesa a zona, invece difesa a uomo, prova Okilevic a punirla con una tripla ma non va. Bartoli, forte pressione su Teghini, Bolletta vuole battere Kuscev, bell'aiuto di Drocker e Okilevic fa
bella posizione a rimbalzo. Drocker stavolta esagera con un dietro schiena che sinceramente ci stava poco nella partita. Bartoli aveva deciso di non spingere troppo sull'acceleratore per questo contropiede. Drocker l'ha immaginato un pochino più avanti. Tessitore aspetta l'uscita di Krusca che sfrutta il blocco di Avanzini. Drocker però è pronto a reagire. Ancora Avanzini non sa bene dove mettersi perché Krusca lo fa un po' dannare. Peghini palleggia il resto tiro. Due addirittura a strapparsi la palla. Bel segnale per Lucca. Ben due giocatori su questa palla. Okilevic scarica in skip per Bartoli da tre. Carichissimo il numero 9, 52-38, 2-24 da giocare sul tabellone della partita, terzo quarto. Prova a liberarsi Krusca ma Bartoli fa buona guardia, quindi Teghini in palleggio, cambia lato, Tessitore si butta dentro, li scarica per lo stesso Teghini. Difensori lucchesi sono indemoniati. Bolletta, bella però pazienza di Capo d'Orlando con Avanzini che in taglio aveva ricevuto la bolletta, sbaglia però. Banchi ancora per Bartoli, altra tripla e altro canestro da tre punti che regala massimo vantaggio a quota 18, quota 17 scusate per Lucca, costringendo coach Condello a un altro minuto di sospensione. Dicevamo entrambe le squadre in un momento non brillantissimo, 5 sconfitte di fila per Capo d'Orlando, 3 per Lucca. Capo d'Orlando che ha avuto un calendario non facilissimo in questa tornata. Lucca diciamo che può avere rimpianti sulla partita, sull'ultima del girone d'andata contro Montecatini, però i termali in quell'occasione erano apparsi veramente molto 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 tonici. Più prevedibile la sconfitta a Omegna di domenica scorsa, seppur i ragazzi di Catalani hanno veramente dato tutto sul campo. Tessitore per Ferrarotto, vediamo come escono dal time out gli ospiti. Fallo per la difesa. Lucca quindi spende in questa occasione il bonus al prossimo fallo nel prossimo minuto e 36 per arrivare all'ultima, alla penultima sirena di partita. Si andrà in lunetta. Ferrarotto ancora contro Drocker, non si deve far ingolosire a cercare la palla. Bravo il playmaker a fermarsi dalla linea di tiro libero e tirare, ma non va. Banchi invece non ha nessuna intenzione di fermarsi, sporcato il suo tentativo. Gli arbitri decidono di non accogliere le sue proteste. È rientrato anche Pierini. Tessitore ancora non riesce a sbloccarsi offensivamente, che questa tripla non va. Bartoli invece vede il canestro grande come una vasca da bagno, se la sente. Stavolta però anche lui non è fortunato, si va avanti e indietro. Krusca a tirare da tre dall'angolo, non va. Ultimo tocco per Di Coste. 53 secondi da giocare nel terzo quarto. Lucca che dopo il break pesantissimo sembra essersi un po' fermata inevitabilmente, perché i ragazzi hanno speso veramente tanto. Drocker prova a battere Krusca, pasticcia. L'arbitro è lontano, forse non ha visto nella maniera corretta. Palla che viene assegnata infatti agli ospiti. Anche da quassù onestamente non avevamo una visuale eccelsa, ma è sembrato che l'ultimo tocco fosse stato del piede
del numero 4 in maglia bianca. Ferrarotto, 35 secondi di scepanza di 17, quindi teoricamente Lucca dovrebbe avere l'ultimo possesso. Bravo Banchi a intercettare il passaggio, non riesce però a mantenere il possesso, lascia 9 secondi sul tabellone dei 24. Rimessa per Capodorlando, esce il tessitore, come dicevamo ha un 2 su 9 complessivo dal campo, evidentemente un po' di ruggine per lui, che è uno dei terminali offensivi sicuramente da rispettare maggiormente comunque per Lucca. Bella ricezione dinamica di Bolletta e dopo rimessa va a ricevere. Ultima azione presumibilmente per Lucca, c'è poco meno di un secondo di scollamento tra i due cronometri. Banchi si lavora a giocare fino in fondo per non dare ulteriori chance, rimanere la peggiore delle ipotesi a più 15. Vediamo se invece riuscirà a incrementare. Step back da 3! Praticamente sulla sirena, non si accontenta di mantenere il possesso Lucca, ma allunga al massimo vantaggio a quota 18, 58-40 per un ultimo periodo che si prospetta veramente molto molto interessante. Terzo parziale travolgente per la Geonova, chiuso su 27-13, doppiati gli ospiti e massimo vantaggio raggiunto a quota 18. Sarebbe però un errore capitale per i ragazzi di Catalani guardare il punteggio, voltarsi un po' indietro e dire però gran bella partita, e manca ancora 10 minuti che sono lunghissimi. Due punti che avrebbero un significato enorme per Lucca, ben al di là di quello che può dire la classifica. Primo possesso per i biancorossi di casa. Drocker, bel taglio di Pierini che scarica fuori per Del Debbio, ben giocata Del Debbio sfortunato, bel rimbalzo di Bolletta, apre per Ferrarotto che pasticcia Okilevic, prova subito a ripartire con velocità. Banchi però ha una ricezione non facile, decide quindi di non esagerare, scarico per Okilevic, ancora ha sporcato il suo passaggio. Squadre che stanno facendo un po' di confusione, aggredito letteralmente Bolletta dalla difesa, si rifugia da Ferrarotto. Teghini, Bolletta da 3, importante per i suoi, non va, rimbalzo di Pierini e subito corre Lucca che ne ha ancora. Banchi per Pierini, non va, bravo Kilevic, e a prendere rimbalzo offensivo e a darsi a guadagnare un fallo che lo porterà in lunetta. Esce Banchi, fin qui quasi onnipresente sul parquet, era stato in panchina veramente poco più di un minuto e mezzo, quasi due, un po' di riposo quindi per lui. Buono il primo per Okilevic, Lucca che continua ad allungare, più 20, 60-40, 9 minuti ancora da giocare. Ripetiamo, sarebbe un errore incredibile rilassarsi. Lucca deve veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo, continuare il suo sforzo fisico e mentale importante. Stavolta Riccio penetra la difesa lucchese, scarica per Avanzini. Drocker per Bartoli, prova a uscire Del Debbio, però rimane sullo stesso lato. Bartoli per Drocker contro Pierini, che se la vuole giocare, ci starebbe anche un'apertura nell'angolo opposto per Okilevic, cosa che suggerisce anche Catalani. Pierini però si ingolosisce, vuole andare a tirare, ma è, dicevamo, è in difesa che Lucca vince questa partita. Riccio, Avanzini ancora, 4 punti di fila per lui. Bartoli prende anche un colpo,
Capotornando che in un amen torna a meno 16. Sesto punto per Avanzini. Del Debbio. Ancora per Bartoli. Che vuole provare a battere Spasojevic. Non trova spazio, però si riallarga. Successo poco nell'attacco di Lucca. Bella palla di Drocker. Pierini si deve girare bene. E lo fa con astuzia. Quasi a cronometro dei 24 scaduto. Due punti molto 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 importanti. Con Lucca che rischiava di avvitarsi un po'. Rischiare di prendersi, farsi prendere forse un po' dal panico. Tessitore è tornato sul parquet. Avanzini prova a battere Pierini che gli dà un ostacolo di corpo. E poi è bravo comunque a riproporsi a rimbalzo, dando spazio però a Okilevic di arpionare il pallone. Drocker, nessuno lo prende, quindi va da tre. Bravo Bartoli, che di pura voglia mangia in capo a Spasojevic, che sembrava assolutamente addormentato, e va a realizzare due punti che ridanno il più 20 a Lucca, che dimostra di avere ancora benzina e soprattutto forza mentale per provare a tenere il vantaggio. Tessitore si butta dentro, Avanzini, fallo in aiuto di cui si accusa Pierini, per due tiri liberi Avanzini. Rientra Di Coste, punito Spasojevic per il netto errore precedente in cui si è veramente addormentato a rimbalzo, ha consentito a Bartoli, che come si direbbe in televisione non era nell'inquadratura in quel momento, ha veramente mangiato il campo con due passi, fatto un balzo enorme. Primo errore per Capodorlando in partita ai tiri liberi è di Avanzini, che però realizza il secondo. Allunga un po' la difesa a Capodorlando. 6 minuti e 40 da giocare. Lucca, come detto, non deve rilassarsi, anche se inizia una fase di partita che potrebbe non essere facilissimo da gestire per i ragazzi di Catalani. Ancora Bartoli si butta dentro, bacino al vetro in mano destra, e più 21. Bartoli che poi sporca la penetrazione di il palleggio di Teghini, rischia un po' ma prova lo scippo. Podorlando che più che altro non sembra riuscire a dare la svolta, il break per rientrare nell'incontro, perché finora Lucca ha sempre reagito nella maniera giusta. Di Coste riapre per Avanzini, quintetto veramente molto lungo per Capodorlando. Teghini da tre, non va dall'angolo, Drocker si scatena ancora una volta in attacco, prova a tagliare Kushev, cambia lato per Del Debbio che fronteggia Riccio, chiama il blocco di Kushev in pick and roll, vuole forzare il cambio con Di Coste. Bella difesa però stavolta di Capodorlando. 8 secondi per tirare, bisognerà improvvisare per Drocker che chiama Okilevic, sempre però lontano da canestro. 2 secondi per tirare, step back, preghiera che non vede neanche il ferro, e 24 secondi. Cosa buona possiamo dire che se non altro Lucca ha fatto passare altri 24 secondi sul tabellone. Escono Okilevic e Pierini, rientrano Banchi e Del Debbio. Tessitore scarica per Di Coste, l'ultimo tocco è proprio del lungo in maglia rossa. Poca comunicazione qui in questa difesa per Capodorlando. Riccio era andato probabilmente sull'uomo sbagliato, rientra a grande velocità. Ancora Bartoli, batte Di Coste e va a realizzare, ma l'arbitro ha valutato ancora movimento non di tiro ma di penetrazione il fallo. Esce lo stesso Di Coste, rientra a bolletta.
esce anche Teghini e rientra Ferrarotto per gli ospiti. Rimessa fase laterale, fase d'attacco per Lucca, 14 secondi per andare a tirare. Ancora Bartoli, estremamente positiva la sua prova stasera, come quella un po' di tutti i compagni, ma mentre nelle ultime occasioni aveva un po' litigato col canestro, stasera è andato con più decisione verso il ferro. Purtroppo è sfortunato in questa occasione, ben 17 punti per lui al massimo stagionale. Poi Riccio riceve in angolo, mette un piede sulla riga nel tentativo di penetrazione. Capodorlando, il cui encefalogramma sembra non dare grandi segnali per fortuna di Lucca, che però ancora deve tenere duro. Drocker sale ai banchi e riceve pick and roll con Kushev, prova a forzare blocco con Avanzini, stesso Avanzini poi recupera e va in contropiede, prova la furbata Drocker, che però è bravo a provare lo ship, a lanciare la palla sul corpo di Avanzini, ma aveva già messo un piede sulla riga laterale. La rimessa quindi è per Capodorlando, 4:35 da giocare, 66-45 per Lucca, sempre in massimo vantaggio a 21, quota più 21. Ferrarotto, Avanzini, blocco deciso per Ferrarotto che prende il centro dell'area, realizza e Catalani non vuol sentire storie e chiama subito un time out per riorganizzare i suoi e dare un pochino di fiato ai suoi giocatori. Il canestro in avvicinamento di Ferrarotto ha ridato un po' d'ossigeno a Capodorlando, tant'è che Catalani ha subito fermato i lavori chiamando i suoi a colloquio. Allunga ovviamente la difesa, un po' di zone press Capodorlando, bravi però giocatori lucchesi ad andare dalla parte di là con grande velocità e a trovare un facile canestro di Kushev. Sconsolato Condello si è seduto in panchina mentre Catalani continua a scivolare sulla linea laterale per incoraggiare i suoi. Fallo stavolta di Drocker su Ferrarotto, lontano da essere speso il bonus per Lucca. Fallo che ci può quindi anche stare di aggressività. 4 minuti al termine della partita, Ferrarotto si butta dentro, stavolta il fallo è sul tiro, indubbiamente fallo di Drocker. Due tiri liberi quindi per Ferrarotto. Segna il primo con qualche patema. E sbaglia il secondo, quindi ancora 20 le lunghezze da recuperare per Capodorlando, ma Avanzini è il più lesto ad andare a recuperare il pallone. Bartoli non riesce ovviamente a contenere il primo passo di Ferrarotto. Lucca, che avevo detto lontano il bonus da essere speso, ha fatto due falli rapidissima successione, quindi dalla prossima occasione Capodorlando va a tirare i liberi. 5 secondi per tirare Ferrarotto, ancora si butta dentro, il più positivo dei suoi fino a questo momento, il più vivo se non altro, anche se non fortunato in questa occasione. Lucca, che ha ovviamente tutto l'interesse
a far scorrere più tempo possibile sul cronometro. 3 minuti e mezzo alla fine, più 20. Drogher prova a battere Avanzini, scarico per Del Debbio praticamente sulla sirena dei 24, non va, ma Drogher conquista quello che potrebbe essere il rimbalzo decisivo. Banchi ancora, prova a buttarsi dentro, non va, palla non ha toccato il ferro nonostante il rimbalzo di Kuchev. Passati quindi i 14 secondi sul possesso, sul secondo possesso offensivo, esce Tessitore per gli ospiti. Falso ingresso in campo, giovane Ciccarello, forse un po' la resa delle armi per Capo d'Orlando, anche perché Ferrarotto e Riccio non si intendono. Bartoli, punto esclamativo per questa bella vittoria, a questo punto lo possiamo dire, per Lucca, che reagisce nella maniera migliore alle difficoltà e regala al suo pubblico una serata veramente da ricordare. Ma non si fermano i ragazzi, veramente indemoniati. Bartoli da dietro schiena di Banchi sbaglia però la tripla dell'entusiasmo, Kuchev tiene vivo, ma butta via ancora una palla a Capo d'Orlando. Condello non sa più a che santo votarsi. Dicevamo, Lucca va a conquistare 2 punti importanti, qui Banchi esagera palesemente. Bolletta va quindi a realizzare il meno 20 a 2 minuti tondi tondi dalla fine della partita. 20 punti per Del Debbio, 19 per Banchi, 15 per Banchi, ma tutta la squadra veramente si è comportata in maniera egregia. Tripla di Drogher, pronti a entrare anche i giovanissimi Simonetti, che ha già dato qualche minuto sul parquet, e Piercecchi, giusto regalare un po' di soddisfazione anche ai giovani che si allenano in settimana con grandissimo entusiasmo. Lucca conquista una vittoria molto più importante di quanto, dicevamo, si possa dire in termini di classifica. Escono proprio Del Debbio, top scorer, e Banchi. Giustamente Catalani regala un po' di minuti appunto anche ai più giovani. 1:36 da giocare. Lucca regala quella che, a mio modestissimo parere, è stata, al di là di, ripeto, del margine di vantaggio, quella che è stata la miglior prestazione stagionale per voglia, per determinazione, per intensità, tranne 3 minuti di evidente difficoltà e comprensibile dati i ritmi che erano stati sostenuti fino a quel punto. Alla fine del secondo periodo i ragazzi della Genova sono stati in controllo totale dell'incontro fino in fondo. Ecco, no, entra ora Piercecchi, scusate, prima era Okilevic che era rientrato in campo, e Simonetti era tornato. Okilevic prova a contenere la penetrazione di Bolletta e poi recupera anche il pallone. Bartoli per Simonetti, che viene verso, va a segnare i primi 2 punti. Ma è giusto così, è giusto così, è giusto così. Lucca questa vittoria se la deve godere fino in fondo, tutti ne devono essere parte. Esce anche Bartoli, bravissimo oggi, ed entra Piercecchi a 1 minuto da giocare. A questo punto più 26, Lucca ovviamente alcuni canestri sono andati dentro proprio per l'estrema fiducia che hanno acquisito i giocatori. È una di quelle serate ovviamente un po' così, però ripetiamo, Lucca, i ragazzi se la sono meritata fino in fondo, si sono meritati tutto questo entusiasmo, si sono meritati questi 2 punti voluti con le unghie e con i denti. Complimenti veramente a Catalani, che ha preparato la partita nella maniera giusta. Simonetti, preso dall'entusiasmo, fa una scelta un po' scellerata anche per, diciamo, termini di cronometro, va a sfondare, ma non c'è veramente alcun appunto da fare ai ragazzi oggi. Vediamo Catalani che se la ride sotto i baffi, è lui sicuramente
l'MVP della partita, anche se non è sceso fisicamente sul parquet a giocare, ma in una settimana veramente molto difficile ha preparato i suoi come meglio non poteva. Dicevamo, allenatore che proviene dal settore giovanile, dove ha mietuto successi a livello nazionale, si è trovato una squadra molto simile a quelle degli anni precedenti e effettivamente la sua mano si è vista al 100%. Congela il possesso Drocker, 8 secondi di differenza tra i due cronometri. Okiljevic palleggia il resto tiro, non va. Kuchev, non pago, vuole tirare anche questa e a 8 secondi ormai il punteggio è andato. Bellissima vittoria della Genova che supera Capodorlando, si prende la differenza canestri e per una sera è ottava, quindi in piena zona playoff. 77 Genova Basketball Club Lucca, 51 Irritec Capodorlando. Prossimo turno che vedrà Lucca far visita a Oleggio, mentre Capodorlando, derby siculo siciliano per Capodorlando che ospita Palermo. Anche questa sera è tutto, un saluto da Lorenzo Guerrieri e Paolo Scuttari, alla prossima.